benvenuti in questo nuovo video e come potete vedere è una situazione diversa dal solito. La motivazione è che stiamo facendo un vlog, forse il vlog più figo che abbiamo mai fatto. È l'una di notte circa e abbiamo avuto la geniale idea di andare su per una montagna. Purtroppo non avevo telecamere con me, quindi non c'è il video iniziale, però tipo siamo andati su per una salita più o meno così e la macchina è rimasta lì bloccata e non riusciamo ad andare avanti ed è bloccata dietro, quindi adesso con la telecamera siamo tornati a casa a prenderla, a trovare la risoluzione, così vediamo tutti insieme come facciamo a uscire. A dopo, non vedo l'ora di arrivare lì. Ci siamo quasi al raggiungimento. Vecchio, vai piano. E questa qua è la macchina, scendiamo per far vedere la situazione. La situazione è la seguente. Sì, adesso gli mettiamo un bel clip qua sotto e cerchiamo di alzarla. Dove, campione? Adesso ti faccio vedere come ti spacco il creek. La situazione è questa e non è male, non è pessima. Diciamo che è bloccata sotto e non va più né avanti né indietro. Non ce l'ho il creek. Dov'è il creek? Vecchio, non ce l'ho il creek, te l'ho detto. Ma sei cretino! Io penso che tu sia veramente idiota. Perché? Dai, dimmi dov'è il creek. Vecchio, non ce l'ho il creek, secondo te tengo un creek in macchina? Eh certo, sennò quando buchi come fai a cambiarla, idiota? Meno che nervoso. Dai! Dai Manu, mettiti alla ricerca del creek. In culo. Cos'è? Cosa fai? Dai vecchio, ce l'ho il creek. Usa la corda, sempre io. È la corda con cui legavo la moto quando la portavo a fare i giri. Non è che posso far tutto. Vecchio, o faccio i video o guido la macchina. Manu, arrangiati da solo. Guida i video. Cosa fai, Manu? Freno a Manuel. Freno a Manuel. È chiuso. La situazione è più complessa perché il piedistallo non tira sulla macchina. Dobbiamo trovare altre soluzioni, se avete idee scrivetele. 130 kg, neanche una panda tira su sta roba qua. Saranno tonnellate 8, tonnellate 7 lì dietro. Quindi cosa dobbiamo fare? Mettetelo nel culo, mettetelo nel culo, mettetelo nel culo. C'è una bella luna. La tiriamo. È arrivata una macchina. Ciao Vips. Vecchi, facciamo i video. Vecchio, ma l'hai fatto apposta? Vecchio, sei nel video, saluto. Stai scherzando? Ma io credevo ti fossi schiantato, ho detto vecchio. Ma no, vecchio. Ciao Fede! Ciao Andrea! Tutti nel video siamo. No, smetti! Vecchio! Ma perché fai sto video? Vecchio, è atomico, quante volte ti capita di mettere una cazzo di macchina così? Cosa ne pensi, Vips, prima di andartene? Vuoi agganciare la mia macchina? E dai, un'altra macchina! Cioè, neanche si è fermata la panda 4x4. Neanche si è fermata la panda 4x4. Che invidioso del Giappone. Step 2. Stiamo provando ad attaccare una cinghia da biciclette con una catena. Ah, non abbiamo le chiavi del lucchetto. A posto, come non detto. No, vecchio, cos'è? Che cazzo hai fatto saltare fuori dalla macchina? Ma da quando ce l'ho? Mi sta manumettendo la macchina. Te la manumette. Me la manumette. Dai, Manu, te mi spacchi la macchina. Ciao. Mi ha rubato la macchina. Ecco com'è la prospettiva da quassù. Niente male, devo dire. C'è una macchina messa così, si è stati di parola.
E tipo adesso sta cercando di fare un attacco strano con un'altra, con la macchina mia, attaccando una corda da bicicletta per tirar fuori la sua. Un'impresa molto ardua. Nuova macchina in arrivo. Sono proprio curioso di sapere che cosa sta pensando quella macchina là di tale situazione. Manu, che cazzo fai? No, parte. È fuori. Si è rotta. Il nostro piano è fallito. La cinghia si è rotta. È lì in mezzo la cinghia. La sta pestando sta macchina unknown. Grazie dei soccorsi. Ciao. Come va, cowboy? Hai bisogno di aiuto? Sei venuto bene? Se volete continuare a seguire questa storia, mettere, potete continuare inserire per chiamare un carro attrezzi. Potete... No, stai spaccando la catena. Vabbè. Potete seguire questo ragazzo che ogni giorno fa qualcosa di spettacolare come questo. Per seguirlo vi lascerò il suo link di Instagram in descrizione, dove tutti i giorni metterà foto di queste cose. Adesso proviamo il miracolo, devo andare in retromarcia a busto con la macchina e lui contemporaneamente, non ho capito cosa devo fare, devo solo cercare che non mi venga addosso. Perché no, perché mi cado che mi cappotti se no, capito? Ah, quindi io devo dar gas o no? Devi dar gas, darmi una gran pacca indietro, poi se io vengo indietro vai ancora un po' indietro finché io non freno, quando freno frena anche te. Come facciamo a darci il via? Vai Ted, hai gas, hai gas, hai gas, hai gas. Oh, mi ha fatto un numero atomico! Atomico! Manueliana questa. Una cinghia nelle gare moto. E niente, si è riusciti a finire questa giornata. Forse. Tutto a posto? T'a posto per agosto? Sì, t'a posto. Facevo un poco di rumore usasso. Quando sto sul furgone mi sento leone. Scatta la violenza! È felice. Capiamolo.